Riparte l'operazione pulizia del comune di Sulmona contro la sporcizia e il degrado. Quattro zone della città tornano a splendere. Si tratta della scalinata che collega il ponte Capograssi con via Circonvallazione Orientale, le gradinate di Palazzo dell'Annunziata e di Santa Chiara, la zona in cui insiste l'ascensore dell'area camper di Piazza Ruggeri, i portici di Corso Video. Si tratta di un'attività che, già programmata nei mesi scorsi, riprende dopo lo stop in seguito alle emergenze che hanno colpito la nostra città nelle scorse settimane, spiega il vice sindaco di Sulmona, Mariella Iommi. L'operazione pulizia della città si scontra sempre con il fenomeno dell'inciviltà. Se le istituzioni devono fare la loro parte, anche i cittadini non possono venir meno al loro senso di corresponsabilità. È proprio l'appello che rilancia il vice sindaco. Trattiamo Sulmona come la nostra casa, ha detto a Onda TG. Possiamo intervenire con delle pulizie straordinarie in ogni momento, però girare in città e trovare contenitori delle pizze lasciate sulle scale, mozziconi di sigarette, pacchetti, insomma, immondizia da tutte le parti, non è bello. Pertanto io rilancio sempre l'appello di trattare la nostra Sulmona come la nostra casa. Solo così Sulmona potrà avere uno sviluppo turistico, sarà una città più pulita e ordinata. Cioè, molto dipende anche da noi.